Poi il punto della situazione. Porca Valero, ottimo 1-2 con Versalico, palla in aria per Keita che sbatte su Thiago Cionek, poi palla ancora in aria per Riccardi che non calcia Keita di nuovo, che confusione. Keita per Versalico, palla verso Riccardi, deviata, finisce in porta e l'Inter è in vantaggio, probabilmente autogol, ma intanto è 1-0 Inter dopo 14 minuti, sblocca la partita, la squadra di Spalletti. Che ha aggredito molto questa partita, ha avuto un grande approccio, perché anche quando lo Spal cercava di giocare però la pressione era molto elevata. Questa è la classica palla di Cardi che va fuori dal primo palo, vediamo, gira, deviazione quasi con la mano di Giroud, sì. Guarda, rimane fermo sugli appoggi Gomis e la palla lo scavalca. Icardi ha questa bravura di andare sempre oltre il primo palo, mi sembra in linea. Adesso l'aria è più piena, Politano prova a cercare un pallone proprio lì, Gomis esce, poi rientra, allontana il solito Thiago Cionek, Nainggolan mette giù, ha spazio, può allargare per Ivan Perisic. Ancora Perisic. Prova a bucare per Icardi, la che palla Icardi, la Icardi! Mauro Icardi fa 2-1 e porta ancora l'Inter in vantaggio, questo è tutto suo, non ci sono dubbi, grande palla. Viva Perisic! Equivalente di quella che ha dato oggi Suso Igor. Bravissimo. Grande palla in verticale, però guarda com'era divisa l'area di rigore, guarda com'era divisa, Lautaro guarda dov'è, guarda. Guarda chi è l'altro, Vecino, ho detto che si avvicinava, l'ho detto prima, più di Nainggolan si alzava. Spalletti ha abbassato Nainggolan, lascia la libertà a Perisic e Politano, però un attaccante in più e devono fare una scelta sbagliata.